cassonetti per la raccolta vetro. Sono un punto d'attrazione per il deposito dei rifiuti di tutti i generi, non solo del vetro. Come è possibile rendersi conto? Qui c'è plastica, vetro, ma cartone, lattine, di tutto, insomma. E non è solo qui, perché ovunque ce n'è uno si trasforma in punto d'attrazione, non solo per il deposito del vetro, ma per il deposito di tutto. Come si vede, frutta marcia, plastica, legno e chiaramente vetro. Ma se i cassonetti per la raccolta vetro rappresentano un punto di attrazione per il deposito abusivo di rifiuti, la soluzione non può essere quella di eliminare i cassonetti. Perché, come accade qui in Piazza Bernini, dove il cassonetto è stato eliminato, il vetro viene depositato comunque lì dove c'era il cassonetto, a terra, sul marciapiede, dove, come è possibile vedere, non è depositato solo vetro, ma tutto quanto viene attirato dal deposito del vetro, che comunque non viene ritirato agli orari del prelievo. Sono le ore 13 e 12 minuti e questo deposito è ancora a terra, destinato a crescere per il resto della giornata.